questa è la mia storia. Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto. Questo è stato il suo regalo per me. Per non dimenticare, un teatro al Canices mai visto così pieno per una grande performance teatrale degli alunni della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo dell'Edda San Giovanni Bosco, giorno della memoria per non dimenticare, perché la storia non si ripeta mai più, dei piccoli attori che hanno emozionato tutti, ma proprio tutti, magistralmente diretti dalla professoressa Rossella Andreula. Per non dimenticare lo sterminio di tutte le categorie di persone, dai nazisti ritenute indesiderabili o inferiori, per motivi politici o razziali, bambini, donne, uomini e anziani, con la speranza per tutti che resti solo un brutto, indesiderato ricordo. È stata un'esperienza bellissima questa, veramente emozionante, è stato un lavoro faticoso, però i risultati ci sono stati. E non è stato facile portare avanti un progetto del genere, perché ragazzi di 13 anni che devono drammatizzare delle vite così piene di dolore e di orrore, e quindi entrare nei loro stati d'animo, ma loro sono stati bravi, hanno interpretato benissimo e soprattutto sono pronti per affrontare il viaggio che faremo a marzo a Birkenau, Auschwitz, e quindi li abbiamo preparati adeguatamente. Io voglio ringraziare la dirigente scolastica, la dottoressa Lovecchio, che mi ha dato questa possibilità ancora una volta, e spero di ripetere ancora queste esperienze. Grazie ancora a tutti. E anche quest'anno la nostra scuola si è distinta in questo progetto per la sensibilità che ha dimostrato per ricordare la memoria delle numerose vittime della Shoah. I ragazzi sono stati davvero eccezionali, guidati magistralmente dalla professoressa Andreula, che è la referente del progetto. È stata una serata densa di emozioni che sono sicura i ragazzi porteranno sempre nel loro cuore. Io poi, nei saluti finali, ho voluto ringraziare i ragazzi ricordando loro di essere sempre pronti, decisi a scegliere. Ho augurato loro di avere la stessa forza e lo stesso coraggio dei loro quasi coetanei, i ragazzi della Rosa Bianca, che a Monaco di Baviera hanno opposto una ferma resistenza al nazismo di Hitler, che poi hanno pagato con la vita. E ho augurato anche a loro di essere come il vescovo di Münster, il quale durante una omelia ha fatto una ferma resistenza a Hitler annunciando le frasi "Etiam omnes, ego non", anche se tutti, io no. In questo modo si è voluto porre un freno, un argine alle barbarie del nazismo, anche se questo non è bastato ad arginare la follia della Shoah. Ecco, io ho augurato ai miei ragazzi di avere la stessa forza, la stessa determinazione e la stessa purezza d'animo di questi grandi personaggi.